Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale. Oggi, come potete vedere, vi farò vedere questo tutorial su come andremo a fare la colorazione. Praticamente andiamo a fare questa colorazione di questa torre che avete visto in precedenza come abbiamo fatto appunto per eliminare quel fastidioso linea di giunzione tra i due pannelli di polistirene. E niente, adesso i passaggi che sono da fare praticamente saranno quelli di stuccare tutta la struttura con dell'acqua e stucco molto diluito perché dobbiamo fare attenzione a non riempire le fughe, quindi deve essere praticamente come lo vediamo. L'unica cosa è che deve essere tutto stuccato in modo che dopo, quando andremo a fare la colorazione, il colore sicuramente prenderà meglio rispetto al polistirene e comunque il risultato finale sarà decisamente migliore. Quindi andiamo appunto a prepararci il nostro stucco e andiamo a stuccarla tutta. Eccoci qua. Allora, come sempre, andiamo a preparare il nostro stucco. Come dico sempre, prima aggiungiamo dell'acqua. Successivamente andiamo piano piano a mettere dentro il nostro stucco in polvere. Lo mettiamo piano piano in modo che tutta l'acqua venga assorbita appunto dallo stucco. Una volta che è assorbito tutto, il preparato diciamo, è al punto giusto. Ma nel nostro caso, appunto, come abbiamo detto prima, lo stucco deve essere molto diluito. Quindi andiamo praticamente a mettere un po' meno in modo che lo stucco rimanga decisamente molle. Ecco qua, adesso aggiungiamo ancora un po' perché non deve appunto coprire le fughe, è solo diciamo una patina, una protezione di tutta la struttura che la rende uno un pochettino più robusta e più comunque più forte e due successivamente appunto serve per fare poi una colorazione più adeguata. Ecco qua, adesso andiamo a prendere un pennello un po' più grosso, qua, e passiamo lo stucco su tutto la nostra struttura. Non abbiate paura che magari voi al momento che lo fate non si vede niente, ma una volta che è asciutto quella patina di stucco si vedrà. Fate penetrare appunto anche nelle fughe. Se ne mettete troppo dopo potete comunque passare un panno, un po' di carta per farlo assorbire. Come dicevo, vedete, se qua è troppo potete comunque andare un po' a tamponare. E continuare. La stuccatura è terminata, adesso andiamo avanti con la colorazione. Allora, incominciamo con la preparazione del colore. Andremo a fare la mano di fondo. Prendiamo un po' di bianco e un po' di nero. Lo diluiamo molto, come sempre. E andiamo a darlo appunto su tutto. In questo caso è leggermente chiaro, quindi andiamo a scurirlo. Poi man mano che lo facciamo possiamo fare già direttamente
qualche pezzettino più chiaro, qualche pezzettino più scuro, in modo che appunto abbiamo già delle sfumature. Non deve essere per forza tutto della stessa tonalità, comunque la mano di fondo, almeno in questo caso. Quindi qua vado magari con un grigio un pochettino più scuro, magari qua lo faccio un pochettino più chiaro, in modo che appunto, come dicevo, quando andremo dopo a fare le mani successive abbiamo già di certe sfumature. Diluiamo molto. Qua. Facciamo tutto. Facciamo sempre attenzione che il colore penetri appunto nelle fessure, nelle fughe. Così almeno non si vede poi il bianco, ma dopo, quando andremo a fare le sfumature, i giochi di sfumature e di luci, sotto sarà sempre comunque più scuro della fuga. Adesso magari vado avanti e vediamo come fare. Non preoccupiamoci se appunto, come dicevo, qualche punto è un pochettino più nero, qualche punto più chiaro, perché è una cosa voluta. Questo ci permette appunto dopo di fare dei giochi di ombre, di luci ancora più belle. L'unica cosa è che appunto il colore deve essere bello diluito, perché il colore deve andare e penetrare nelle fughe, perché le fughe dopo devono risultare comunque più scure rispetto alla pietra. Quindi questa fase di colorazione serve solo per dare una mano di fondo, come abbiamo detto all'inizio, è una base appunto per colorare. Dopo andremo appunto a fare le varie sfumature. Coloriamo sempre, diluiamo. Poi beh, dal video magari qua sembra veramente nero di brutto, però dal vivo è chiaramente un pochettino più scuro, ma non è una cosa esagerata. Facciamo qualche pezzo anche un pochettino più chiaro. Bene, coloriamo tutto e dopo vediamo una volta che abbiamo finito la mano di fondo. Allora, come potete vedere, la mano di fondo l'abbiamo data, ripeto, abbiamo dato con un grigio scuro, quindi abbiamo mischiato del nero e del bianco. Abbiamo dato tutta una mano molto diluita, ripeto diluita, perché appunto il colore deve penetrare nelle fughe, quindi non dobbiamo più vedere lo stuco che abbiamo dato precedentemente. Adesso lasciamo asciugare e una volta che asciugate cominciamo ad andare a schiarire un po' col colore grigio un po' più chiaro e via dicendo. Quanto riguarda la porta, facciamo del marrone e poi andiamo una mano di fondo di marrone e poi andiamo a cambiare i colori schiarendoli un pochettino. Adesso con un po' di nero andiamo ad evidenziare appunto tipo questo buchetto qua, dove praticamente vogliamo far vedere delle ombre. Andiamo a sfumare in modo da amalgamare il colore, il nero e il marrone che abbiamo dato precedentemente. Eccoci, come conclusione appunto le mani di sfumature di nero, grigio scuro, grigio chiaro sono state date, adesso diamo l'ultimo passaggio con il bianco per fare un po' di luce. Usiamo un pennello un po' largo come abbiamo fatto anche prima e l'unica cosa è che appunto il colore deve essere veramente, veramente asciutto. Diamo delle pennellate così per evidenziare appunto solo le parti sporgenti. Questo lavoro lo facciamo
per tutta la struttura. Cerchiamo di seguire già un po' appunto l'andamento che abbiamo dato prima con le varie sfumature. Eccomi, siamo arrivati alla fine di questo tutorial. Come vedete, ho qua le mie due torri terminate. Spero che il video vi sia piaciuto, che i passaggi che ho spiegato siano abbastanza semplici, che niente di difficile. Il risultato, appunto, è questo che vedete. Spero, appunto, che sia di vostro gradimento. Niente, vi ricordo allora che se non l'avete fatto, per chi magari è nuovo, attivate la campanella così sarete avvisati sui miei nuovi video tutorial e non solo. Iscrivetevi se non l'avete fatto perché è molto importante, soprattutto per me. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video. Se avete qualche cosa da dirmi, da chiedere, scrivetelo pure nei messaggi qui sotto. E niente, al prossimo video tutorial.